siamo il numero massimo consentito. Vi ringrazio per la partecipazione a questa prima serata delle conferenze estive che il Centro Culturale da Narnia e l'Associazione Giovan Battista Lampi hanno organizzato nell'ambito della bella mostra dedicata all'Imperatrice Sissi. L'Imperatrice Sissi dalla storia al mito, allestita nelle sale superiori, poi al termine della conferenza avete la possibilità anche di visitare la mostra. Peraltro abbiamo qui anche il curatore, il dottor Roberto Pantieri, che so che non sta molto bene, quindi non potrà magari parlare a lungo di sopra, ma se magari ci intrattiene anche dopo la conferenza del professor Della Barba saremo ovviamente felici. Il programma delle conferenze estive lo avete ricevuto, si tratta di 4 mercoledì di fila consecutivi da oggi fino al 5 di agosto. Abbiamo organizzato velocemente queste conferenze estive perché non sapevamo se fosse stato possibile, insomma, realizzare questi incontri e poi fortunatamente le restrizioni si sono un po' calate e quindi abbiamo potuto anche ritrovarci ed assaporare un po' la bellezza anche di parlare di cultura assieme vedendoci in faccia. Eravamo un po' troppo abituati, almeno io a scuola, a vedere le persone dietro uno schermo. Ringrazio ovviamente i relatori perché in 4 e 48 ci hanno detto di sì, hanno accettato. Il primo che abbiamo contattato è stato proprio il professor Marco Bellabarba. Non poteva dirci di no perché, insomma, qualche volta con l'associazione Lampe, ricordavamo l'altro giorno il professor Bruno Ruffini, che lo aveva chiamato ormai credo più di 15 anni fa ad una delle conferenze estive, poi aveva partecipato sempre per noi ad Aon, se si ricorda, a parlare del vescovo Endrizzi, e questa sera per la prima conferenza introduttiva sul lungo secolo, nel lungo regno di Francesco Giuseppe. Il professor Marco Bellabarba è ordinario di storia moderna all'Università di Trento e accoglie sempre molto volentieri gli inviti che il territorio così propone per approfondimenti, per così anche per serate culturali. E questo è molto importante perché, insomma, l'università è vero che fa ricerca, istruisce, però credo che anche i docenti universitari siano un valore aggiunto se accettano anche queste serate che magari possono sembrare diciamo piccola cosa rispetto alle grandi cose che l'Accademia organizza, invece vediamo che questa sera abbiamo riempito una sala e solitamente le nostre conferenze sono sempre molto partecipate. Qualcuno forse è rimasto scoraggiato nell'intervenire questa sera, però insomma di più non ci stavamo, quindi bene, bene così. Ecco, sapete che l'associazione Lampi è parte attiva del Centro Culturale da Narnia, che è in questa sede, a Casa dei Gentili. Diciamo, il comitato organizzativo del Centro Culturale da Narnia è formato appunto dal Comune di San Zeno, che ci ospita, che ci ha dato la sede, l'Associazione Lampi e il Centro Culturale da Narnia, la Provincia Autonoma di Trento che ci sostiene, la Comunità della Val di Non, è presente qui l'assessore Fabrizio Bozzaga, che poi alla fine farà una conclusione. L'azienda per il turismo della Valle di Non, che crede fortemente anche nell'importanza dello sviluppo culturale della valle, e diciamo una new entry molto importante e convinta soprattutto è quella della Fondazione Cassa Rurale da Narnia con il presidente Dino Magnani, che da un mese a questa parte partecipa alle nostre attività, sostenendoci ovviamente finanziariamente, ma anche moralmente, perché insomma quando ci ritroviamo noi discutiamo e solitamente proponiamo poi le iniziative che animano l'anno culturale della Valle di Non. Non mi dilungo altro perché ho dovuto riassumere velocemente tante cose, spero di rivedervi numerosi anche nelle prossime serate, che tradizionalmente venivano organizzate itineranti nei comuni della Valle di Non, però quest'anno abbiamo dovuto concentrare a Casa dei Gentili perché questa è una sala con un responsabile
anti-Covid, quindi che ci ha dato tutte le indicazioni, viene sanificata, viene pulita regolarmente e quindi nei comuni, nelle diciamo, sale periferiche non è che non le pulivano, no? È che dovevamo accollarci anche diciamo, il servizio per la gestione logistica della serata. Quindi abbiamo preferito concentrare qui queste serate, comunque San Zeno è un centro alla valle, comodo, e quindi staremo bene per quest'anno, per tutta l'estate qui a San Zeno. Ecco, grazie professore, lascio la parola, poi alla fine come sempre se c'è qualche domanda, qualche intervento, volentieri credo che possiamo aprire anche un dibattito o qualche sollecitazione. Quindi buona serata e grazie. Sì, grazie. Sì, funziona, sì, sì. Grazie all'amico Iori dell'invito, naturalmente è vero quello che ha detto, mi fa sempre piacere tornare in Valle di Non e anche collaborare per quanto posso insomma alle attività dell'associazione L'Alpi, anche nel ricordo che ho molto affettuoso di Bruno Ruffini, insomma, che ci ha lasciato tanti anni fa, ingiustamente potrei dire. Ecco, questa conferenza, no, non sarà una conferenza, sarà più credo una chiacchierata insomma attorno al tema, parte credo, non lo faccio per una forma di pubblicità, dal catalogo di cui avete sentito parlare, catalogo che ha curato l'amico Roberto Pancheri, che è davvero un bel libro, perché è ben ritagliato sugli obiettivi di accompagnare una mostra, per quanto non grandissima, è scritto in maniera garbata, molto, anche molto suggestiva e sempre molto chiara. Ed è proprio partendo da questo testo e anche dal titolo di questo catalogo, che veramente invito ad acquistare, a leggere, l'imperatrice Elisabetta dalla storia al mito, che possiamo introdurci inizialmente al tema che un po' sta sotto anche la ricostruzione, credo, di Roberto Pancheri e poi della mostra, cioè il passaggio dalla vita di una persona, e di una persona molto particolare, alla sua memoria, al ricordo e soprattutto poi alla, diremmo oggi, alla monumentalizzazione, no, di questo ricordo. E quando questi elementi, cioè la memoria e poi anche il gioco successivo che attorno alla figura di Elisabeth si costruisce, cioè quello anche, diremmo oggi, del marketing pubblicitario, della vendita, delle immagini e così via, quando questi elementi prendono il sopravvento sulla storia che si cerca di ricostruire in maniera il più possibile obiettiva, serena, ecco, dobbiamo sempre renderci conto che molto si perde, no, di questa storia, cioè si perde molto della possibilità di arrivare vicino alla storia, in questo caso alla biografia vera di questa persona. E il gioco della memoria che si sostituisce in maniera spesso arbitraria e forzata alla storia è particolarmente efficace quando la persona, in questo caso Elisabetta Sissi, no, è una persona accompagnata da una vita difficile e da una morte, come sappiamo, tragica. Ecco, lo si vede bene, secondo me, sfogliando proprio il catalogo. Se voi vedete le immagini che Roberto Pancheri ha raccolto in tutti nei tre capitoli del testo, incontrerete una persona che non invecchia mai, perché Elisabeth, anche nella quella che accompagna il suo necrologio, quella cioè che risale al 1898, è sempre in qualche modo una persona giovane. Una persona la cui vita sembra davvero bloccata ad un certo momento, che è il momento che noi abbiamo imparato a conoscere guardando il film Sissi, no? Perché la giovinezza e poi il matrimonio nel 1854 con Francesco Giuseppe sembra condensare e terminare la vita di Elisabeth, no? Diventata imperatrice d'Austria. E questo diciamo così, assenza del tempo su Elisabeth lo si vede molto bene all'inizio del catalogo, quando una accanto all'altra possiamo vedere il ritratto di Francesco Giuseppe,
e di Elisabeth nel Salone Hofer di Madonna di Campiglia. Ora, Francesco Giuseppe è nato nel 1830, Elisabeth è nata nel 1837. Provate a vedere a pagina 16 le due immagini e vedrete, diciamo, una persona chiaramente anziana vicino a una persona che invece sembra una ragazzina giovanissima, no? Ecco, anche questo, che ovviamente fa parte del mito e che sembra congelare la vita di Elisa davvero nei primissimi anni della sua vita, ha una spiegazione in fondo, se ci pensiamo. Una spiegazione, diciamo, che più vicina ai nostri tempi è una spiegazione di tipo quasi, appunto, mercificante, di pubblicità, cioè si vendono bene l'immagine di una giovane bellissima ragazza che abbiamo imparato a conoscere in questa altrettanto bellissima figura di Romy Schneider nel film, no? Però dobbiamo pensare che, diremmo, questa sorta di strana relazione tra una persona che invecchia ed un'altra che rimane sempre giovane, benché in fin dei conti la loro età sia abbastanza vicina, tutto sommato, è anche, se vogliamo, comprensibile se proviamo a ricostruire la storia di questa difficile relazione di Giuseppe ed Elisabeth, e proviamo anche a immaginare il modo con il quale queste due immagini servono già in quel periodo, già negli anni immediatamente successivi alla morte di Elisabeth, in qualche modo a rappresentare, incardinandole e però separandole allo stesso tempo, due figure che per un impero come quello austro-ungherese rappresentano certamente due figure di forte rilievo politico, ma anche in qualche modo di forte comunicazione coi propri sudditi. Questa, ho portato con me questa biografia di Francesco Giuseppe che è uscita qualche anno fa in Austria, che proprio chiude il capitolo dedicato a Elisabeth, quindi con 1898, col suo omicidio, con un'osservazione che ho trovato interessante. Innanzitutto scrive questo autore, che è un austriaco, che quindi non è, diciamo così, sospettabile di partigianeria o di avversità alla casa d'Austria. Ecco, osserva questo autore che immediatamente dopo morta, quando con un funerale abbastanza sontuoso Elisabeth viene portata nella cripta dei Cappuccini, e da lì a qualche anno vicino al suo feretro ci sarà quello di Francesco Giuseppe, naturalmente. Ecco, dice questo autore che immediatamente dopo la sua morte, nella sua Nachleben, no? Nella vita successiva, Elisabeth diventa più famosa e più amata di quanto fosse stata in vita. E aggiunge anche che la morte di Elisabeth, benché provochi naturalmente al ormai anziano imperatore un dolore pari a quello che ha provato Francesco Giuseppe anni prima, con la morte del primogenito maschio Rodolfo. Ecco, nonostante il dolore di questo avvenimento, ecco, osserva che la figura di Francesco Giuseppe, dopo la morte di Elisabeth, assume forse di riflesso ancora una maggiore popolarità. Perché nella raffigurazione, nella stampa, nei quadri, questa persona ormai anziana diventa in qualche modo l'incarnazione del vecchio padre di tutti i popoli austriaci, che ha sofferto molto nella sua vita e dunque deve essere ancora per questo più amato dei propri sudditi, no? E allora anche nel contrasto tra un'imperatrice poco amata, senz'altro poco amata, come si dice, lontano ormai dalla vita di coppia, e invece nella persona di un vecchio curvato dagli anni, ma anche dai dolori privati e pubblici, ecco, dice che la contrapposizione in qualche modo ritorna a favore di Francesco Giuseppe e serve negli anni così difficili, spiega questo autore, a mostrare la figura
a stilizzare la figura di un uomo sofferente, che però per questo, avendo trascorso una vita nella quale, come pare abbia detto Francesco Giuseppe stesso, nulla mi è stato risparmiato, proprio per questo, in qualche modo, ancora di più, no? Viene raffigurato come l'ultimo sostegno, l'ultimo baluardo di un impero che, come sappiamo, nel 1898 è un impero già in forte difficoltà. E comunque, ecco, detto questo, forse è possibile appunto scorrere la vicenda del fidanzamento e poi della vita di coppia di Elisabeth e di Franz Josef come una specie di piccolo testimone, no? Che, ma significativo testimone della storia asburgica, che facciamo iniziare per comodità proprio con il matrimonio del 1854. La giovanissima Elisabeth, sedicenne, viene, come sappiamo, come ricordiamo anche dal film, viene in maniera un po' rocambolesca scelta da Francesco Giuseppe come sua fidanzata contro il volere, gli accordi preventivi che erano stati tessuti dalla terribile arciduchessa Sofia, cioè la madre di Francesco Giuseppe, sceglie appunto Elisabeth come sua sposa e nel 1854 il matrimonio si chiude quando l'impero austriaco ha appena sorpassato quella che è stata la prova forse più dura mai prima sopportata, che è stata quella del cosiddetto biennio rivoluzionario 1848-1849. Non c'è mai stato un periodo prima del Weltkrieg, cioè della guerra mondiale, nel quale l'impero asburgico è stato sul punto davvero di scomparire. Il 48-49, a prezzo anche di una durissima repressione militare, di una guerra che ha colpito in particolare la parte orientale, l'Ungheria, ma anche naturalmente, come sappiamo, il Lombardo-Veneto, il giovane Francesco Giuseppe, che è stato eletto imperatore il 4 dicembre del 1848, riesce a ricomporre con la mano dura della repressione militare. Radetzky è la figura alla quale Francesco Giuseppe, il giovane Francesco Giuseppe, è più legato in tutti i sensi, perché Francesco Giuseppe, lo sappiamo, ha voluto combattere con Radetzky in Italia. Da Radetzky Francesco Giuseppe ha imparato tante cose, per esempio a mostrarsi sempre in uniforme, cosa che gli imperatori precedenti, Francesco Primo, ad esempio, non faceva. Ha imparato anche a fumare il sigaro, no? Francesco Giuseppe da Radetzky, quindi ha preso tutti questi vezzi un po' militareschi che accompagneranno sempre poi la figura privata e pubblica di Francesco Giuseppe. E questo collegamento che il giovane imperatore stabilisce con il mondo militare, con la casta militare asburgica, è molto importante, perché i militari per lunghi anni dopo il 1848-49 sono la componente politica e sociale più influente dell'impero. Pensate che Radetzky, diremmo così, estromette i governatori civili del Lombardo-Veneto, e il Lombardo-Veneto dal 48, se non sbaglio, al 56 viene governato di fatto sotto lo stato d'assedio militare, no? Quindi è un periodo complicato nel quale i militari hanno assunto tanto potere e non vogliono perderlo, e Francesco Giuseppe asseconda questa componente, potremmo dire, militaresca, marziale del nuovo impero, perché sa che dai militari è stato salvato. E quindi il matrimonio con Elisabeth del 1854 si cala dentro quel periodo che gli storici chiamano il periodo del cosiddetto neo-assolutismo, quello cioè che, grazie appunto a un forte intervento militare, una forte anche presa sulle decisioni politiche dell'alta aristocrazia
austriaca viennese, quella austro-boema, e grazie anche ad una repressione che è stata molto dura nei confronti dei ribelli ungheresi. Pensate che l'Ungheria rimane in guerra contro, diremmo, l'Austria di Francesco Giuseppe fino al tardo 49. È una guerra civile a tutti gli effetti, perché muoiono quasi 100.000 persone negli scontri tra, diremmo, esercito lealista ed esercito ungherese. E da qui dunque il neoassolutismo, il governo duro delle regioni che si sono ribellate, ma quindi il Lombardo-Veneto soprattutto, e l'Ungheria ancora di più. Anche lì i governatori civili vengono estromessi, comandano quelli che vengono chiamati con un nomignolo gli Ussari di Bach. Bach è il ministro degli interni, e gli Ussari sono ovviamente il corpo militare lealista, e quindi è una fase di repressione a tutti gli effetti. E Francesco Giuseppe, che noi immaginiamo appunto dalla oleografia un po' tarda nei panni di un vecchio bonario, è in realtà un giovane assai deciso, che vuole comandare e che di fatto ha le persone accanto a lui che lo aiutano e lo incoraggiano a fare questo. È anche per Francesco Giuseppe però una pausa di autoritarismo, ma anche di felicità, perché la ribellione è stata stroncata, e in questa rinnovata potenza asburgica Francesco Giuseppe riesce anche a stringere, no, questo matrimonio, che è un matrimonio a tutti gli effetti d'amore, no? 1854. Non a caso, nel 1854, quando si sposano, i due giovani, insomma, Francesco Giuseppe decide anche di elargire un'amnistia generalizzata ai ribelli della rivoluzione del 1848, e, come si diceva prima con Roberto Pancheri, questo signore qua, che è Conte Andrassy, nel 1867, poi commenteremo questa immagine, viene chiamato il bell'impiccato, no? Perché nel 1848 era stato uno fra i tanti aristocratici ungheresi che si erano ribellati all'impero, era stato condannato a morte, appunto impiccato, poi però era rientrato anche grazie a questa amnistia. È un matrimonio, quello che si svolge all'interno, non dimentichiamolo, di una corte, quella viennese, che è sicuramente, forse al pari di quella zarista, una corte a tutti gli effetti molto antico regime, no? Molto chiusa, dominata da grandi e importantissime famiglie, con un'etichetta rigidissima, molto più rigida della corte, per esempio, londinese. Beh, in Francia c'è la Repubblica, quindi un po' l'impero, poi torna la Repubblica, ma insomma è una corte, è un pezzo di antico regime che sopravvive, e che certamente accoglie anche la giovane Elisabeth, che invece sappiamo essere molto insofferente a questo rigidissimo protocollo di corte, sul quale vigila in particolare l'arciduchessa madre, appunto la regina Sofia. Nonostante questo, le cose fra la coppia si muovono abbastanza bene, fino a che soprattutto nel 1858 nasce finalmente un erede maschio, Rodolfo, che viene chiamato Rodolfo, non, come si dice, un po' così, non casualmente. Rodolfo è il nome del capostipite degli Asburgo, no? Il duca Rodolfo. E questo investimento, anche i nomi sono sempre importanti, e lo sono a maggior ragione anche nella vita delle dinastie, no? Dà, credo, molto bene il segno di quanto Francesco Giuseppe senta così un dovere politico, che è anche un dovere etico e morale, nei confronti sia della sopravvivenza del suo impero, naturalmente, ma anche della sopravvivenza della dinastia. Una cosa, un dovere morale, appunto, di fronte al quale per Francesco Giuseppe fino agli ultimi anni non ci sarà
altro di più importante. E 1858, dicevo, poi però comincia ad avvicinarsi per l'impero austriaco, così ufficialmente ancora si chiama, l'impero, l'impero austriaco nasce nel 1804, l'impero d'Austria, anzi, e si chiama così ancora questi anni, comprendendo diciamo, tutti i territori assieme. 1860, 59, 60, come sapete, sono gli anni del conflitto col Regno d'Italia e comincia quella successione di sfortunate campagne militari che Francesco Giuseppe combatterà negli anni seguenti, in particolare con l'Italia tra il 59 e il 60. E questi eventi militari, cioè la sconfitta, che è una sconfitta non immaginabile, naturalmente lo sappiamo, il regno di Savoia e Piemonte viene aiutato, no, dalla Francia di Napoleone III, quindi è una vittoria anche diplomatica, diciamo, delle potenze più occidentali, però la sconfitta con l'Italia, no, la perdita della Lombardia nel 1861, la Costituzione del Regno d'Italia, il 17 marzo 61, è anche l'inizio di un periodo politicamente sempre più difficile. 1860-61 termina quello che abbiamo visto chiamarsi il neoassolutismo. Perché? Perché la sconfitta militare è anche per Francesco Giuseppe, che ha governato fino a quel momento sostanzialmente ancora servendosi, per esempio, non di ministri ma di consiglieri, no? Servendosi quindi di un apparato di corte sul quale lui tutto sommato esercita ancora una forte influenza, ma la sconfitta militare con l'Italia e quindi anche la voragine finanziaria che si apre in quegli anni costringono Francesco Giuseppe, che qualcuno, qualche storico scherzosamente ha detto che fosse l'ultimo regnante europeo che si pensava sinceramente di essere re per diritto divino. Ecco, costringe Francesco Giuseppe a venire a patti con le forze politiche meno vicine, diremmo, alla corte, con la borghesia liberale che sta piano piano venendo alla luce, e per la prima volta nel 1861 Francesco Giuseppe, contro il suo volere, deve aprire ad un regime, anche se molto, molto sommessamente, all'inizio parlamentare. Nel 1861 si apre il primo Parlamento a Vienna, no? il primo Reichsrat, come si chiama. Ed è in questo, questo clima, appunto, di scombussolamento politico, di tensioni, di richieste che vanno nel senso di spingere Francesco Giuseppe, che politicamente non è una persona gretta e ottusa, cioè sa a un certo punto capire quando è il momento di cedere, ecco, costringono Francesco Giuseppe a questa prima apertura parlamentare. E questo contrasto, diciamo, fra il mondo aristocratico della corte e una società fuori dalla corte che preme perché le cose lentamente cambino, perché la struttura politica si modernizzi, perché si dia voce anche a rappresentanze non aristocratiche, ecco, non casualmente segnano anche il primo momento di vero dissapore, no, fra Elisabeth e Francesco Giuseppe. Sono questi, no, tra il 1860 e il 1862, i primi anni di allontanamento temporaneo di Sissi dalla corte, no? Una corte che è elitaria, no? Come dicevo, molto più delle altre corti europee,
più artefatta, molto più rigida della corte bavarese dalla quale Elisabeth proviene, la Baviera. È certo un regno importante, però è un piccolo regno con una, insomma, con una anche atmosfera in qualche modo un pochino più campagnola, no? Un pochino più aperta, no? Quella corte viennese è invece una struttura davvero ossificata, rigidissima, e questa atmosfera interna, appunto, Elisabeth comincia a sentirla come sempre più opprimente, e da qui i primi temporanei, appunto, viaggi di Elisabeth, i primi allontanamenti dalla vita di corte, al quale risponde Francesco Giuseppe con, diremmo così, aumentando ancora la soglia di quel suo senso del dovere nei confronti della dinastia e dell'impero, che è per lui davvero una legge assoluta, che viene prima anche del rapporto coniugale, naturalmente, con Elisabeth. No? E dopo questa fase, appunto, di temporanea frizione tra i due coniugi, andiamo a quella che è insomma, la prova dopo il 60-61, la seconda prova militare sfortunata per Francesco Giuseppe, che lascia anche delle tracce, in questo caso positive, come vedremo nel rapporto tra i due, perché si arriva al 66 e Francesco Giuseppe e la diplomazia austriaca cade, no, nella trappola che Bismarck, il cancelliere prussiano Bismarck, gli tende. Bismarck, che è forse allora, senza forse, l'uomo politico più importante, più acuto, più spregiudicato dell'Europa di allora, e che ha visto da giovane deputato prussiano la rivoluzione del 48-49, in quegli anni ha maturato alcune convinzioni politiche che lo guideranno successivamente. La prima è che ovviamente i rivoluzionari vanno stroccati, se possibile, e la seconda è che la Germania, quella che allora non è la Germania, cioè l'insieme dei territori, dei vari regni che compongono la cosiddetta Confederazione tedesca, deve staccarsi dall'Austria, perché sa che solo eliminando i rapporti istituzionali che nel 1814-15 si erano formati, quei rapporti istituzionali che avevano creato la Confederazione Germanica, appunto un grande, diremmo così, sovrastato nel quale c'erano tutti gli stati tedeschi e l'Austria, e il presidente della Confederazione Germanica era l'Austria. Ora Bismarck nel 48-49 capisce che se vuole assecondare i desideri di riunificazione germanica, e quindi vuole costruire una Germania unita, il prezzo da pagare è di liberarsi degli austriaci. E tutto questo porta alla cosiddetta, per noi italiani, terza guerra di indipendenza, 1866, e per i tedeschi è la cosiddetta guerra delle sette settimane, o guerra austro-prussiana. Sette settimane, perché questo ci vuole, perché le truppe molto più efficienti, organizzate, moderne del Regno di Prussia si disfino militarmente degli austriaci e dei loro alleati, per esempio il Regno di Sassonia. Sappiamo che l'Italia, anche qua, diremmo così, astutamente entra nell'alleanza con il Regno di Prussia. Gli austriaci per l'ennesima volta ci sconfiggono, quindi sconfiggono i nostri progenitori a Custozza nel 66, nonostante Qualissa, anche nonostante questo, la guerra termina, come sappiamo, con la cessione del Veneto e soprattutto con la divisione tra la Germania, che da lì a un po' diventerà l'impero di Prussia,
e l'impero austriaco. Nel 66 la sconfitta militare, come sempre, apre una nuova fase di riflessione e anche di tensione politica all'interno dell'impero austriaco, perché di fronte alla seconda umiliante sconfitta e di fronte a, di nuovo, ad una condizione finanziaria ormai sull'orlo del crollo, questa volta a fare, per così dire, la voce grossa nei confronti dell'accordo di Vienna di Francesco Giuseppe sono i nobili ungheresi, cioè i magnati del regno d'Ungheria, che sono una componente politica da sempre importantissima nella geometria dell'impero austriaco, ma adesso, a maggior ragione, dopo la sconfitta, sentono di avere in mano un potere contrattuale molto molto più forte. E allora si apre nel 66 una fase molto confusa, anche abbastanza interessante e divertente, di progetti costituzionali per i quali, ad esempio, qualcuno dice, in Ungheria dice, possiamo ad esempio spostare la capitale da Vienna a Budapest, possiamo essere noi nei confronti della vecchia aristocrazia, invece austro-boema, il ceto dirigente più importante. Se qualcuno dice, cambiamo anche il nome a questo impero, chiameremo Impero d'Ungheria, e allora in mezzo a queste formule costituzionali un po' stravaganti, ma che danno il segno chiaramente di quanto difficile sia la situazione, ancora una volta Francesco Giuseppe agisce con intelligenza, perché prima ancora che la guerra finisca, noi lo sappiamo, lui comincia a intrattenere con gli uomini come Andrassy o poi un altro che si chiama De, cioè i grandi politici ungheresi, delle trattative segrete, che poi, lo sappiamo, nel 1867 portano al famoso compromesso, grazie al quale si decide che la fedeltà degli ungheresi e soprattutto la fedeltà della nobiltà magiara, sostanzialmente, cioè del ceto dirigente, deve essere ricompensata concedendo loro di fatto una autonomia amministrativa a larghissimo spettro, una possibilità di autogoverno molto generosa, qualcuno dice eccessivamente generosa, ma sta di fatto che appunto dopo questo compromesso che viene siglato nel 1867 nasce una cosa che noi per semplicità chiamiamo l'impero austro-ungherese o austro-ungarico, ma che non ha un nome istituzionalmente ben definito, ed è composto da un regno, il regno d'Ungheria, no? Quindi immaginate l'Ungheria attuale, aggiungeteci la Slovacchia, la Croazia, un pochino di Serbia, la Transilvania, quindi attuali territori della Romania, e un po' anche di Ucraina. Quello è il regno d'Ungheria, sul quale Francesco Giuseppe è re, e un altro pezzo di territorio, e quindi i ducati austriaci, la Dalmazia, Gorizia, la Boemia, che il Tirolo naturalmente, che non ha un nome, perché non ha un nome ufficiale, convenzionalmente lo si chiama Austria, ma il suo nome ufficiale è territori e regni rappresentati al Parlamento dell'Impero. No? Per semplicità lo si chiama già, grazie, Austria e Ungheria. Ma di fatto dopo il 67 incontriamo un processo, in qualche modo, che va in senso opposto a quello degli altri paesi europei, perché tutti gli altri paesi europei stanno unificandosi. No? L'Italia,
la Prussia, la Germania, ma anche gli Stati Uniti, no? Sono gli anni appunto della guerra d'indipendenza, della nascita degli Stati Uniti come Stato, diremmo, nazionale in Italia. E l'Austria invece segue un percorso diverso, è costretta a seguire per le ragioni che dicevamo, e quindi Francesco Giuseppe è imperatore nei territori occidentali, quelli che stanno, come si dice allora, al di qua della Leita, che è un fiume che segna un confine tra appunto i territori austriaci, dove Francesco Giuseppe è imperatore, e i territori al di là della Leita, cioè la Transleitania, dove Francesco Giuseppe è e rimane e rimarrà per sempre solo re d'Ungheria. È un compromesso a tutti gli effetti che fa nascere uno Stato quasi nazionale, quello appunto ungherese, che può emanare leggi scolastiche, assistenziali, sui trasporti, così via, e un territorio invece austriaco, e con quattro, come si chiamano allora, ministeri comuni, no? Quello delle finanze, quello tre ministeri comuni, quello delle finanze, quello degli esteri, quello della guerra. Ma per il resto sono due territori in qualche modo che convivono separati, quasi sotto lo stesso tetto, e l'unico tetto che rimane è appunto il tetto della dinastia. Da qui allora l'importanza di questa famosissima celebrazione, avvenimento, no? Francesco Giuseppe, come non avevano fatto Giuseppe II, come non aveva fatto Francesco II, decide o è forzato appunto anche a ricevere dalle mani degli aristocratici ungheresi la corona di re d'Ungheria. È un atto naturalmente simbolicamente di grande rilievo, però rappresenta anche forse in qualche modo un riconoscimento di uno stato di fatto, o forse anche un cedimento. No? Francesco Giuseppe, quella corona lì, che la va a ricevere dalle mani dei suoi principali sudditi ungheresi, in questo modo dichiara in qualche misura formalmente, no, la sua posizione non di imperatore. Non ci sono più ministri imperiali, per esempio, i ministri, quelli comuni, non si chiamano mai ministri Reichsminister, no? Sono sempre no? Ebbene, questa però, questa sistemazione, che è una sistemazione naturalmente frutto degli eventi che gli storici hanno per tanti versi anche discusso, qualcuno dice che in realtà è da lì che comincia la via del declino per l'impero, ma sono cose che forse adesso non ci interessano. Però ecco, l'incoronazione di Francesco Giuseppe e naturalmente di Elisabeth a Budapest nel 67, che è un atto cerimoniale di grande importanza, è anche un altro momento, in qualche misura, di ritorno di felicità fra la coppia, e soprattutto è l'inizio anche di quella, forse un po' magari leggendaria, in parte veritiera, grande passione di Elisabeth per gli ungheresi. E diceva prima appunto con Roberto Panchieri che Elisabeth appunto si circonda di dame di compagnia che sono ungheresi, ha avuto anche fra i suoi, a corte Vienna, fra i suoi precettori, i suoi insegnanti ungheresi, sviluppa davvero una passione molto profonda per la lingua, la cultura ungherese, impara l'ungherese, che penso una delle lingue più difficili del mondo, ma lei dice, si dice, qualcuno dice che lo parla l'ungherese come un contadino della Pannonia, e che ovviamente è un complimento, vuol dire che lo parla benissimo. Anche Francesco Giuseppe parla un po' di ungherese fra le molte lingue, ma certamente non con Elisabeth. Scelgono anche come residenza dei loro soggiorni estivi questo è il castello di Godello vicino a Budapest. Insomma, c'è in qualche modo una, come dire, la scelta di Elisabeth di scegliere allontanarsi però in questo modo dalla corte di Vienna
e di avvicinarsi più a quella realtà politica, culturale, istituzionale che sente decisamente più, più propria, perché insomma, di fronte all'impermeabilità della corte di Vienna, la vita anche culturale più libera, più frizzante della seconda grande metropoli dell'impero, che è Budapest, si piace immensamente di più. E questo momento appunto di ricongiunzione della vita di coppia dura abbastanza a lungo, fino, potremmo dire, fino agli inizi degli anni 80, quando ancora una volta la ragione dinastica, cioè questo rigido protocollo nel quale Francesco Giuseppe forse giustamente intravede anche la ragione di sopravvivenza della sua dinastia e quindi dell'impero, incozza in un episodio che è forse poco noto, ma che dà il senso, insomma, di ancora dell'insofferenza che di fronte a queste leggi non scritte della dinastia imperiale Elisabeth sempre più in maniera evidente lascia trasparire. È il 1881 quando Francesco Giuseppe decide di fatto che Rodolfo, figlio erede predestinato, debba sposare, come è stato, come è occorso a lui, insomma, un'altra giovane ereditiera di una corona europea, sedicenne, anche lei, la figlia di Leopoldo II del Belgio. Leopoldo II, del quale sappiamo, diciamo così, tutte le malefatte, forse non le sappiamo davvero tutte, no? Sapete che è in mezzo Leopoldo II anche a questa campagna, diremo così, di distruzione dei monumenti. Ecco, la figlia, diciamo, il matrimonio con Leopoldo II, che Francesco Giuseppe auspica perché assicura di nuovo un'alleanza dinastica, è invece uno dei, forse dei primi radicali motivi di attrito con Elisabeth, che non sopporta la figura di Leopoldo II e si oppone con tutte le forze a che il figlio Rodolfo, che è un figlio, come sappiamo, insomma, di complessione un po' debole, culturalmente insofferente come la madre anche ai rapporti di corte, però deve naturalmente piegarsi a fare. E si sposa, ovviamente, nel 1883 nasce la prima figlia di Rodolfo, poi però, come vediamo, insomma, la vicenda è anche personale di Rodolfo, il quale, potremmo dire, tenta in tutti i modi di essere l'erede, quell'erede che Francesco Giuseppe desidera, ma è evidente ormai che anche i suoi interessi culturali, la sua stessa vita privata, no? Come sappiamo, è ormai decisamente lontana dalle direttive paterne. E anche qua il più noto episodio invece è il suicidio del 1889, il suicidio a Meyerling di Rodolfo con la sua giovane amante. Diciamo, è un lutto che Francesco Giuseppe ed Elisabeth non riescono a superare. C'è una bella testimonianza di Maria Valeria, che è una delle figlie di Francesco Giuseppe, che dice, che scrive: Papa, riferendosi a Francesco Giuseppe, ha sovente interesse, cioè ha ormai pochi interessi e diventa sempre più cupo e sempre più pedante, più noioso, e osserva che questo dolore ha, invece di avvicinare papà e multipapà e mamma, li ha sempre più
entfremded, cioè li ha sempre più resi estranei l'uno all'altro. E nella sua ormai anche visibile in qualche modo debolezza psicologica di Elisabeth, no? Mentre Francesco Giuseppe sembra saper superare anche questo, ecco, Elisabeth è sempre la figlia a aiutarlo, crede di intravedere in questo suicidio una specie di destino di predestinazione, cioè di cupo ormai arrotolarsi di vicende sempre più tristi l'una con l'altra, e da qui, diciamo, dal 1289 l'intesa con l'imperatore si rompe definitivamente, e allora lì comincia anche la via sempre più ma anche aperta, insomma, sempre più chiara a tutti, che Elisabeth intraprende per stare lontano dalla corte, no? Comincia ad allontanarsi, a viaggiare, sappiamo, come scrive molto bene Roberto, viaggiare a Corfù, dove ha questa bella villa neoclassica sulla Costa Azzurra. Ogni tanto i due si vedono, si scrivono sempre, no? Questo è interessante, perché è come se si stabilisca tra i due una specie di amicizia molto piena di contegno, molto distaccata, non c'è mai una rottura aperta, e ogni tanto si incontrano, però Elisabeth ormai è una figura completamente estranea alla corte, tanto che c'è un'altra arciduchessa, appunto, che nelle occasioni ufficiali deve fare le veci ormai dell'imperatrice a Vienna, e sappiamo, appunto, che Elisabeth viaggia in incognito, no? Si fa chiamare la contessa von Hohenems, tutti la riconoscono ovviamente, nel senso che non è difficile, insomma, però questa donna ormai che appunto si nasconde, che veste costantemente in abiti scuri, con una veletta sul volto, insomma, vive ormai decisamente lontana. È curiosa la vicenda anche che in quegli anni si sviluppa di questa amicizia tra Francesco Giuseppe e questa attrice Catherine von Schratno, che è stata Elisabeth a presentare, di cui Elisabeth è perfettamente a conoscenza. È una specie di, appunto, di rapporto che mantiene una certa formalità e anche forse un certo rapporto di amicizia, ma che vede di fronte, appunto, una donna piegata da questo lutto, la perdita del figlio, un lutto che per lei è davvero insuperabile, e invece quest'uomo all'altra parte, che sembra resistere a qualsiasi cosa, e che anche di fronte ad una situazione politica che, no, verso la fine degli anni 90, quindi primi anni del nuovo secolo, si fa sempre più difficile, si carica sulle spalle, no? Come appunto un vecchio imperatore, ma resistente fino alla fine, anche l'amministrazione, il governo, la vita, anche la vita familiare, no? Immaginiamo Francesco Giuseppe in questi ultimi anni che ha perso il fratello, l'arciduca Massimiliano, in Mescolo, circondato da figure di fratelli, di cugini che lui ha sempre considerato dei buoni a nulla, con i quali non ha mai avuto un rapporto intimo, parentale, della stessa intensità che aveva avuto con la moglie. Quindi è Francesco Giuseppe un uomo davvero umanamente sempre più solo, eppure no, tira, insomma, in qualche modo avanti, sempre molto rigido, molto preciso nei propri doveri, no? col suo ritmo di lavoro, sveglia alle 5 di mattina regolarmente, tutti i giorni, di sbrigo delle faccende burocratiche, ricevimenti e così via. Finché arriviamo al 1898, per l'appunto, no? Che è un anno difficile anche politicamente. Nel 1897 c'era stato un grande scontro parlamentare sulle cosiddette leggi linguistiche, c'erano stati disordini, tumulti. Francesco Giuseppe aveva
qualche modo cercato di calmare, diciamo, le tensioni nazionali che sempre più forti si alzavano in tutti i territori dell'impero. La vita parlamentare in Austria era ormai quasi ingovernabile, il Parlamento era più spesso chiuso che aperto, e in questo clima appunto arriviamo all'omicidio di Elisabeth. Come sapete, quando sta prendendo un battello a Ginevra, viene uccisa da un anarchico italiano, Luigi Lucchini. È naturalmente un episodio che tutta la stampa europea commenta, ma dobbiamo anche in questo caso cercare di capire questo omicidio nel periodo nel quale si cala. Questa fase, diciamo così, che si muove nell'ultimo quarto di secolo, viene chiamata l'era degli attentati. No? 1881 è morto di attentato, no? Lo zar Alessandro II. Nel 1894 è morto, ucciso da un attentatore anarchico, il presidente della Repubblica francese. Nel 1897 è morto il primo ministro spagnolo. Nel 1898 è morta Elisabeth. Nel 1900, come sappiamo, Umberto I cade ucciso da Gaetano Bresci, un anarchico italiano che è venuto dagli Stati Uniti per uccidere il re. Si calcola che in questo periodo ci siano fra primi ministri, re o parenti di re, circa 220 morti e 750 feriti in tutta Europa. Questa è l'atmosfera politica, e le figure appunto dei primi ministri o dei governanti sono come, diciamo, icone dei tiranni che devono essere uccisi. E in questa corsa all'uccisione del tiranno, che paga sulle proprie che paga nella propria figura le sofferenze che gli anarchici gli imputano, le sofferenze, cioè, della povera gente, degli operai, dei contadini sfruttati, e così via, anche Elisabeth cade diciamo, incolpevolmente, no? Lei non ha alcuna responsabilità politica, però è il momento nel quale l'Europa sta soffrendo sempre di più, no? Questa qualsiasi forma di governo autoritario, e in particolare anche naturalmente forme di governo come quelle dell'impero austro-ungarico che rappresentano, no? In maniera perfetta, esemplare, proprio un mondo che sta avvicinandosi verso la sua fine, ma che sta avvicinandosi verso la fine più terribile, sanguinosa, che è quella della guerra. E la morte di Elisabeth passa su Francesco Giuseppe nella forma solita, no? Di un dolore privato che possiamo immaginare, ma di un contegno pubblico che anche questa volta è solo debolmente scalfito da questa tragedia. E c'è anche qua, come leggevo prima, fin dei conti un lato anche, potremmo dire, lievemente strumentale, no? Della morte di Elisabeth, che gioca poi alla fine a favore di Francesco Giuseppe, no? Che anche da questa catena di tragedie familiari sembra appunto emergere come l'ultimo presidio di un mondo che deve essere a tutti i costi salvato. E se noi appunto, e mi avvio a concludere, se noi leggessimo anche questa cartolina che a pagina 81 viene riportata nel catalogo, che è accanto appunto al ritratto commemorativo dell'imperatrice Elisabetta, che come sappiamo appunto da Roberto, dal fotografo di corte viene invecchiata artatamente, perché non ci sono immagini sue a disposizione, no? E viene utilizzata per questa memoria funebre ufficiale che è diffusa
dalla casa. No, ecco, se noi leggessimo le ultime frasi, potremmo capire anche, diciamo così, l'atmosfera che accompagna la morte di Elisabeth, che viene definita in questo testo come una martire della corona, sebbene, dice, per lei fosse stata più una corona di spine. E la morte, si dice, di questa, della più nobile e della più infelice delle donne che abbia mai abbellito, no, un trono. Però la frase, le quattro righe, cinque righe finali sono, secondo me, ancora più interessanti, no? Perché ricordano esattamente quello che dicevo, cioè la trasformazione anche politica della morte di Elisabeth. Perché dice, con la tristezza, con la tristezza di un provato imperatore d'Austria e dei suoi popoli, si unisce, accanto a questa tristezza, c'è la tristezza di tutto il mondo, ma in prima linea la tristezza del tutto il popolo tedesco, il che vuol dire degli austro-tedeschi, che si aggiunge in questo giorno di dolore, si sente ancora più di prima legato alla nazione austro-ungherese. Allora, questo necrologio, questa memoria funebre è probabilmente la più, in qualche modo, anche sfacciata, ma molto ben calcolata, più sfacciata, molto ben tradimento della memoria di Elisabeth, che pensiamo non avrebbe mai certo voluto o desiderato sentirsi il motivo con il quale o grazie al quale i popoli si riunivano ancora di più attorno all'imperatore, e soprattutto i popoli tedeschi, no? Come si dice, des gesamten deutschen Volkes, no? Come se appunto in questo giorno di dolore la morte dell'imperatrice avesse potuto, così dice questa memoria funebre, avesse potuto o dovuto fungere ancora e più prima da collante della fedeltà, non di tutti i popoli, ma di uno in particolare, cioè del popolo tedesco, che era ovviamente, perché ha scritto questa memoria, il popolo della dinastia, cioè il popolo degli Asburgo, non gli ungheresi quindi, non gli italiani, non i cechi, ma una specifica parte, cioè la parte tedesca, alla quale chi ha scritto questo testo evidentemente si riferiva. E anche questo accenno alla particolare devozione di un popolo solo agli Asburgo spiega bene come in quegli anni ormai, diciamo, la frattura nazionale o fra le nazionalità diventa o comincia a diventare davvero un elemento di divisione anche in eventi privati come questi, no? Anche in un momento nel quale si sarebbe potuto scrivere che Elisabeth e la morte di Elisabeth veniva accolta o partecipata dolorosamente da tutti i popoli della monarchia, mentre in questo caso si faceva di un solo popolo in qualche modo l'erede, l'interprete privilegiato di quella morte. Io vi ho tenuto fin troppo a lungo e quindi chiudo qua il mio intervento. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie.